Ciao ragazzi, oggi siamo a provare le nuove Rieku MR. Andiamo! Ne abbiamo qui addirittura due, andiamo a scoprirle. In realtà le moto le abbiamo viste, le abbiamo osservate da molto vicino, anche da ferme, e non vedevamo l'ora di saltarci sopra, provare, smanettarci veramente, perché sono qui con noi, adesso sono giocattolino e io sono saltato in sella subito alla nuova Rieku MR Pro, mentre Fede è lì con la MR 300 Racing, che sono due moto molto simili ma anche abbastanza diverse, soprattutto per quelli che sono i componenti, perché la base tecnica è la stessa, stesso motore, stesso telaio, stesso pacchetto sospensioni e diciamo stessa ciclistica, ma ci sono alcune differenze come a partire dall'alto, dal manubrio, le piastre, la forcella, entrambi Kayaba 48, cartuccia chiusa, al trattamento DLC sulla Pro, quindi più scorrevoli, ci sono i mozzi, c'è il disco flottante sulla Pro, tutta una serie di protezioni come quelle per i carter, poi c'è la sella diversa e sulla Pro, che è quella più figa come avrete già visto, c'è anche in più la ventola per raffreddare meglio. In realtà sono due moto, due modelli diversi, ma volendo ogni accessorio può essere messo su uno o sull'altra, perché c'è un configuratore che è pieno di robe, veramente una figata, e potete costruirvi un po' la moto come volete voi. E adesso ragazzi andiamo a vedere nel dettaglio come sono fatte queste moto, perché vogliamo guardarle da molto vicino, e qui con noi abbiamo anche due uomini molto importanti di Rieku, abbiamo il country manager Mirko Torri e anche Marco Andreini, che invece collabora a Stretto Giro con le moto e ci corre. Andiamo a vedere con loro come sono fatte. Per chi avesse notato qualcosa di familiare, sì, le Rieku MR discendono direttamente da quelle che fino a qualche anno fa erano le GasGas spagnole, quelle nate sotto il nome del progetto Phoenix. Il motore due tempi dell'MR 300, disponibile anche nelle cilindrate 200 e 250, si affida ancora al buon vecchio carburatore che, nello specifico, è un Kane PVK 38. A impreziosire il tutto poi ci pensa la doppia mappatura, l'accensione elettronica, comunque abbinata alla padivella, il pacco lamellare V-Force 4 e infine la frizione idraulica Magura. Il bello però arriva quando si parla della ciclistica, perché il telaio in acciaio al cromo molibdeno è abbinato a un reparto sospensioni di primo ordine, la forcella Kayaba cartuccia chiusa, che sulla Pro sfoggia addirittura gli steli con trattamento DLC, e il monoammortizzatore, sempre Kayaba con il leveraggio, sono firmati Technical Touch, che indica la componentistica giusta, quella delle Kayaba Made in Japan. L'impianto frenante è marchiato Nissi, con disco posteriore da 220 mm e disco anteriore da 260. La storia diventa ancora più interessante quando si tocca l'argomento prezzo. Per portarsi a casa la Racing più basica, anche se poi di basico non c'è poi così tanto, bastano 8.585 euro, che diventano 9.520 nel caso della Pro. Il prezzo è decisamente concorrenziale, ma perché tutto questo stupore, direte voi? Beh, è abbastanza semplice, perché la Racing, con quello che costa, ha delle sospensioni da paura. Ma stupire veramente è la Pro, perché sì, costa un filo di più, ma un sacco di accessori da far colare la bava dalla bocca. Su tutti il manubrio, rispetto al Neken della Racing troviamo un Rental Twinwall 996, quello da gara, con tanto di manopole, sempre Rental. La lista poi continua con le piastre Nergal X-Trig, mozzi Nergal, le ruote Takasago XL presenti anche sulla Racing, proprio come le gomme di primo equipaggiamento Michelin Enduro. Insomma, di serie c'è quasi tutto quello che un pilota solitamente monta sulla propria moto da gara dopo averla comprata. Ciao a tutti, oggi ho portato due nostre moto, forse le moto più vendute in Italia, le 300 Pro Racing e i ragazzi di Dirt. E ovviamente la nostra gamma è più variegata, abbiamo anche una Ranger e anche una versione 6 Day, che ogni anno cambia in funzione della,
della gara che viene fatta nel paese in cui viene svolta. Abbiamo ovviamente, a differenza di tanti altri marchi, abbiamo un configuratore online dove qualsiasi tipo di moto che ho appena elencato può essere creata a piacere e gusto personale, quindi con tante power parts disponibili, c'è un'infinità, colori, quindi paradossalmente uno potrebbe prendere la versione base e aggiungere qualche accessorio della versione Pro. Rieco questa operazione l'ha fatta per accontentare l'endurista, ma anche chi fa le gare, perché questa moto noi pensiamo che sia nata per essere acquistata e fare le gare, senza dover toccare nulla. Abbiamo anche recentemente presentato la nuova 125 quattro tempi MR, che nasce per portare i ragazzini nel mondo dell'enduro. E nel prossimo anno e successivo avremo anche degli importanti aggiornamenti a livello di motore, aggiungeremo il contralbero e molto probabilmente anche un nuovo cilindro, un nuovo pistone. Ciao ragazzi, allora com'è? Questa racing qua, allora sono sincero, bisogna capirla un po' di più rispetto alla Pro, nel senso che vabbè, abbiamo qui una condizione leggermente scarburata, sarebbe meglio avere un pochino più di presenza ai bassi, adesso è un filino sporco, abbiamo provato a lavorare, ma bisognerebbe star qui come ogni moto a carburatore e trovare il setting ideale, però quindi questa mancanza un po' ai bassi si fa un pochino più fatica a trovarsi subito quando si sale sopra. Bisogna fare qualche giro e iniziare a ricordarsi di giocare con le marce lunghe. Veramente, prima, seconda, ce la si può dimenticare a casa. Lavorerei di terza, quarta e la moto diventa facile. La moto diventa performante, non lo direi perché secondo me è la parola giusta per l'altra, però diventa veramente semplice da spostare in aria, perché ti segue da sotto quando eri a terra, ti segue bene e in aria diventa un bel giocattolino e diventa maneggevole, diventa la moto che più o meno ti aspettavi. Però adesso devo continuare un po', voglio capirla bene, voglio smanettarla, voglio provare anche soprattutto tutte le mappe e vedere effettivamente quelle che sono le differenze poi tra i due modelli, e ci aspettiamo, vi aspettiamo dopo e vi facciamo sapere esattamente come vanno. Continuo. Allora, com'è questa Pro? Devo dire che mi trovo molto bene, ci salgo sopra e mi sento bene sulla moto, la sento mia già da subito, nel senso che l'impostazione in sella mi piace, il manubrio mi piace molto e mi piace come la moto reagisce ai miei comandi, ai comandi che le do, perché è molto immediata, molto svelta, la sento molto leggera e anche bella compatta. La cosa che mi piace di più è senza dubbio la forcella, veramente di altissimo livello, bella sostenuta ma, non, ma molto scorrevole comunque, torna anche su bene, mi dà veramente, mi piace veramente tanto da questo punto di vista. Il mono mi fa un po' meno impazzire, nel senso che mi piace quando è un po' più brutto perché non mi rimanda colpi indietro, è forse in alcune condizioni un po' morbido ma veramente poca roba. Bel motore, devo dire, allora il 300 continua a non farmi impazzire, a non essere la mia cilindrata preferita,
Però una volta che rientri nell'ottica dell'utilizzare la terza tanto anche nei canali più stretti, devo dire che ti porta fuori bene, ti accompagna molto bene. È molto interessante secondo me vedere quanto cambia rispetto alla racing che vi ha raccontato Simo, ma adesso andiamo avanti a guidare ancora un po' e lo scopriamo, ci vediamo più tardi. Ok, ci siamo, dai. Come vanno? Entriamo nel dettaglio esattamente di come si guidano. Che mi dici? Allora, ti dico che sopra, in entrambe, a parte la differenza di manubrio, che io continuo a preferire quello un po' più stretto, comandi mi piacciono, si arriva sempre bene, frizione altissimo livello secondo me, cioè questa qui è veramente magura qua idraulica, oltre che oggi valutare quanto sia resistente era difficile, però comando bello morbido, super fluido, è bella da usare. Secondo me la differenza tra le due che viene subito fuori, freno anteriore, quella lì frena molto di più col disco flottante, mi dà un po' più di sicurezza, più incisivo, ecco, c'è più mordente. Sì, secondo me ha tanta, comunque anche modulabilità, ma sì, tipo stesso quando questo lo vai a chiamare è veramente potente. Questa è quella corsaiola, sì. Ce l'ha. Forcella, qui apriamo un attimo un tema, perché sono la stessa forcella, cambia ovviamente il trattamento per gli stelide, per la scorrevolezza. Sì. Però si sente? Si sente. Allora, prima erano regolate diversamente, sì. Un pochino, neanche tanto in realtà. Sì. Ora sono regolate uguali, c'è il mono che un po' influisce, sì, il sangue perché è regolato diverso, bravo, quindi un po' influisce sul comportamento della forcella, però quella lì scorre di più. Questa qua scorre di più, sì. Ha un ritorno, più che, cioè proprio quando torna io la sento che ritorno, cioè perfetto, veramente. Perché è questione di assorbimento, soprattutto quando una forcella lavora bene sia in compressione riesce a far lavorare il ritorno in modo diverso. E poi ne risente un po' tutta la guida. Cioè quella lì, da un lato mi sembra veramente un'ottima forcella dove posso andare veramente a spingere, a forzare. Questa qui mi sembra la forcella dove ho quattro click per dire come la voglio io. Io basta, sì, inizio a girare. Una forcella veramente da, inizio a picchiarci dentro. Da gara. Non c'è nulla duro. Veramente, veramente top. Poi, logicamente, anche le piastre fanno loro. Cioè, ti dà tutto questo. Molto più, è più rigida. È più rigida. Cioè, l'avantreno lo senti. Questo qua, sì, quando galleggi qua, che comunque qua inizia a essere bello tosto, la senti tutta compatta, tutta bella, sì, precisa. Sì, sì. Sembra più corta la moto, che poi in realtà, bravo, non è, ma sembra più corta perché è più reattiva e ti risponde meglio. Ergonomia, allora, moto secondo me è molto stretta tra le gambe, molto, sì, liscia. Mi piace molto il lato posteriore perché riesco a scorrere con le gambe tra le buche, soprattutto nella parte qua dietro. Mi allungo molto su dietro e poi mi butto in avanti velocemente quando, sì, ce la rischio a farla dentro. L'antiscivolo qui è molto buono. Sì, infatti questa cosa mi piace, sono veloce qua dietro, però ogni tanto mi incastro invece sul davanti. Con il fiancatino, con la mia ginocchiera, questa è un... È una nota che devo dire, qua, in questa zona qua si allarga e spesso mi capita di incastrare quando alzo un po' tanto la gamba, questa cosa qua un pochino l'avverto, come invece non avverto mai il cavalletto che rimane veramente tanto cucito. Perfetto. Non ce ne sono tanti che rimangono così interni. È una nota super, super positiva, con l'elastichino lo metti su e rimane super interno. Lato, logicamente, il manubrio hai un'impresa, cioè questa qua è un'impugnatura, una presa molto recia, cioè gomiti larghi, pam. Stretta. Questa è un po' più larga. È un po' più alto questo qua, in realtà quello lì è più basso. A me ingresso curva non mi dispiace, ma la nota che si collega, il manubrio va a finire con i suoi terminali che sono le manopole. Questo manubrio più racing, manopoline più racing, sono, sì, rental, sì, rispetto a quelle manopole che sono Neken. Più morbide queste qui. Sono più morbide, più grosse, più cicciottose, più gommose. Quella lì c'è in mano proprio il manubrio. Bene, io le manopole per me devono essere così. Cioè, se non fosse tutte quelle... E le rental le conosco a memoria, cioè ce ne sono poche fatte così. Ariete le fa, rental di per sé sono bellissime. Il resto sono, per me, tutte da buttare. Quella lì carine di manopole, ma no. Cioè, queste qua sono fantastiche. Perché poi il feeling, secondo sempre me, partono dalle... Sempre per un utilizzo racing, però. Dalle poche cose. Sempre queste per qui poi sono super più comode, forse, per... Sì, sì, sono molto più comode, perché sono più cicciotto, più presenti, più morbide. Funziona bene.
sistema motore, allora, al netto della differente carburazione, una cosa che ho da dire anche su questa, secondo me rispetto ad altre 300, ad altre concorrenti, è una moto ha un'erogazione più lineare. Sì, molto. Molto lineare, cioè mi piace perché non ha buchi di erogazione, questo va detto, fatta molto bene. Però non spinge, cioè... Non è cattiva. Non è cattiva. Cioè è una moto che secondo me funziona bene laddove la stanno posizionando nell'estremo, funziona anche bene qua perché è una erogazione fantastica, con questa poi per come è messa di carburazione, perché lì in realtà abbiamo lavorato, però non siamo riusciti però a trovare la quadro perfetta. Cioè, si sente che la base è quella, non cambia niente, cioè, però nell'estremo quella cosa lì dovrebbe fare secondo me paura, questi motori qua, entrambi. È molto più morbida questa e non è un male, perché poi in realtà la moto fa strada. Io mi immagino nella condizione che preferivo quando correvo, fettucciato, ovviamente linea no, fettucciato, magari anche fangoso, che lì è proprio era quando mi divertivo di più, che riuscivo a guidare meglio, cioè mi immagino con sta moto la terza, che poi ti accompagna, rotondissima. Ma alla fine è quello, stiamo parlando di un 300, il 300 cioè di grinta c'è un casino, e se tu gli dai tutta quella birra libera, vabbè, o sei super allenato e sei a un livello super top, sennò fai fatica a tenerla, così diventa una moto gestibile e con una componentistica che fa paura, perché invece lato di guida ciclistica, cioè ingresso una curve, moto così, facile, con delle sospensioni in così, aria, mi piace, sì. Spostamenti laterali, ti segue molto, allora è come se secondo me non eccelle, non c'è qualcosa che dici questo, beh, a parte ingresso curva fuori di testa, è vero, tranne il pacchetto sospensioni che secondo me non se ne trova, cioè pronti via così, è difficile trovarli così, Però va bene, davvero bene ovunque, sì, è una moto da enduro, punto, cioè enduro, la moto enduro deve andare enduro bene in qualsiasi condizione. È performante secondo me, cioè molto parlando di moto base, cioè qui non, certo come ogni moto si può costare poi trovare il meglio per farla andare ancora meglio, ma qua ma parti con il pacchetto da una partenza, sì. Fantastico. Però di questo magari approfondiamo un po' dopo. Ma sai cosa? Facciamo due parole anche con Marco che ci corre con collabora. Questa moto, allora. Collabora, vediamo cosa ha da dirci perché ci ha corso nell'italiano. Eccolo qua. Ciao ragazzi. Bella. Cosa ci racconti tu a proposito di questa moto? Beh, la cosa più curiosa di tutte è innanzitutto che su quasi tutte le prove ero l'unica moto del genere per il momento parcheggiata dentro il paddock, e in certe gare siamo stati in due insieme a Francesco, un altro ragazzo che correva con me. Lui tra l'altro, visto che si stava facendo un paragone proprio con la Racing, e la cosa che più mi ha divertito quest'anno è stata la curiosità che attirava la motocicletta, perché probabilmente è una moto che tutti sono lì che sul bordo che la guardano, che cercano di capire come va, come non va, nessuno si fida di fare il passo, però ho passato più tempo a spiegare la motocicletta nel paddock che a guardare le speciali, perché chiaramente venivo subissato di domande, perché... Beh, fa parte un po' anche del tuo lavoro, sì, dai. Sì, è quello che dovevo fare, ma anche divertito, bene, dico la verità, però ecco, perché come dicevate voi prima, appunto è una moto che nasce già parecchio kittata, diciamo così, di serie. Ho preso una moto che, boom, pronti via, non ho dovuto cambiare niente, salvo quella taratura che tutti fanno, certo, dal proprio sospensionista, normale, perché deve... quello chiaramente, certo, uno cerca di cucirsi la tosso, però non sono dovuto andare a cercare quella componente in più che magari ti fa risparmiare un secondo, ma ti dà quella sicurezza che ti fa credere di andare meglio. Bene, come immaginavamo. Dai, adesso torniamo a guidare e andiamo a divertirci ancora un po', poi facciamo sapere un po' quelle che sono le nostre conclusioni. Allora, questa qua salgo sopra, cioè la sento davvero... Io questa qua vado a correrci. Cioè io veramente mi viene voglia di andarci a correre, salto sopra, è tutta perfetta, è tutta impeccabile, ha questa risposta del gas così diretta, è impressionante, ci capita così tante volte di provare le moto logicamente in configurazione standard
e come è normale che sia, facciamo fatica a trovare il compromesso giusto, andare a spingere sulle sospensioni, tracciato super bucato, comunque sabbia, ci sono un po' di condizioni difficili e così oggi invece, cioè, non sono in condizioni, ok Simone, attento, non forzare, non esagerare troppo, perché comunque è una moto standard. Con la Pro veramente sono nella condizione che dico, qua ci picchio dentro forte, è performante, cioè in una parola, performante, è competitiva, è questo, cioè è veramente, vabbè, alla fine, cioè io me lo ricordo bene questo progetto quando arrivò prima del brand precedente, si chiamava il progetto Phoenix, era un progetto che mi era piaciuto subito, super sano, super valido, subito improntato a questa componente corsaiola, ma mi è piaciuto moltissimo il fatto di poter mettere sopra delle componentistiche di primo ordine, e questa roba si vede. Io ti dico, secondo me, allora, come motore telaio non la sento una moto super racing, no? Nel senso, mi sembra una moto molto semplice da usare, che funziona molto bene, molto equilibrata, però ci sono moto, secondo me, della categoria un po' più cattive, un po' più racing, però tutto quello che c'è intorno, sospensioni, freni, le ruote, le gomme casu, come funziona, la posizione in sella, minchia, dico, è una moto da gara, no? Cioè, un livello di partenza altissimo, no? È la moto che la prendo e ci vado, come dici tu, a correre, no? Non vedo perché no. Ma entrambi le moto mi hanno dato questa dicitura, questa lettura. È logico che lavorano e funzionano in modo diverso. Se dovessi entrare nel dettaglio delle due moto, allora, anche solo, è interessante vedere come poche componentistiche, come dicevo prima, possono veramente fare la differenza, ma anche poche click, otturature, regolazioni le avverto. Perché, ad esempio, salto su quella, abbiamo un comando, Neken, manubrio, un po' più basso. Entrare nelle ingresse curve, questo è molto più incisivo, molto più lì, molto più racing, ma con quello lì, ingresso curva, spostamenti tra i saltini, quei zappellini che ci sono o non ci sono, che sollevi giusto le moto, però devi cambiare direzione magari in aria, poi in atterri appena le ruote appoggiano per terra, con quel manubrio lì riesco a essere veramente un gatto, perché ha una piega più bassa, a me piace, e lo segue a ruota tutto il retrotreno, perché ha un sag leggermente più basso impostato rispetto a questa, vedi come si lavora con poco, come cambia. Manubrio che va in coordinazione con questo sag un pochino più basso, riesco veramente a, mi sposto, vado dentro nella curva ancora meglio. Se dovessimo parlare di racing, non racing, questa qua la sento un po' meno racing, quella lì mi viene più voglia di aggredirla, mi viene più voglia di forzare un po' di più l'ingresso in curva, in uscita mi sento meglio come pacchetto generale, anche come posizione di guida, riesco a spingere di più sulle pedane. Su questa qui faccio un po' più fatica, mi sembra tutta un po' più lenta, ho usato un po' più di marcia, ho fatto un po' più correre, la moto diventa più semplice da usare e paradossalmente diventa anche più leggera, nel senso diventa più, non più reattiva, ma ti viene dietro meglio. Ti viene dietro meglio, cosa bravo. Che quella lì invece, secondo me, fa in ogni condizione, sì. A differenza di questa che invece ha bisogno di essere usata in modo diverso. Io dalla mia, e anche questo può suonare un po' come un paradosso, però secondo me nelle condizioni di oggi con quella lì mi viene tutto più semplice. Secondo me, quindi diciamo, sei andato veramente su una posizione super pro, cioè quindi hai detto componentistica al massimo, tutto quello che si può parcheggiare per mettere me stesso in una condizione che mi possa facilitare va meglio, è vero. Secondo me però dobbiamo dire una cosa, è stata carburata in una condizione dove era precedentemente nei giorni prima e è molto più grassa, quindi questa risposta più sporca va a purtroppo a non far lavorare bene anche la ciclistica, non al meglio. Secondo me questa roba basta veramente trovare il getto corretto, stare lì un attimo, perché poi questo è il grande prezzo del carburatore. E quello che puoi fare soprattutto con queste moto poi è quello, è lavorarci sopra. Secondo me hai un'ottima moto, un ottimo compromesso per voglio correre, voglio competere bene, voglio essere sicuro, voglio essere stabile, voglio non punto a vincere. Come dire, la direi così, voglio andare a fare l'italiano e il regionale con questa roba, allora, è un pacchetto moto, importante. Nel senso, se non si fosse capito, cioè è una moto, è un progetto secondo me molto valido, comunque mi dà sicurezza, è una moto che mi dicono vuoi correre? Assolutamente sì, perché comunque la componentistica è alta, è di buon livello anche qui.
L'unica cosa che cambierei, che a me fa molta differenza, che poi di solito è strano perché io non sono uno particolarmente esigente a questo punto di vista, il manubrio, che lì è più stretto, mi fa impazzire. Su questa qui sento tanto il manubrio largo, che è una cosa che di solito non sento tanto, ma lì è più racing quella lì. Anche perché su questa qui parliamo di 8.500 euro. Cioè, e quello è incredibile. È veramente poco. Oltretutto ci hanno detto prima che, siccome stanno lavorando un po' di progetti nuovi, piano piano queste qui arriveranno degli sconti che saranno intorno, hanno detto, ai 600 euro. A quel punto lì, cioè, stiamo veramente parlando di un prezzo... Cioè, mi viene strano pensare questa forcella, questa cagliola da 48 a cartuccia chiusa, una moto che comunque funziona bene, perché funziona bene, che costa così poco, è veramente, cioè, è un po' il pregio forse di un progetto, tra virgolette, un po' più datato, che però si è evoluto bene. Che si è evoluto bene, bravo, bravo, il concetto è veramente quello, e ripeto, io non sto scherzando, guarda, noi gliel'abbiamo buttata lì. Ma gliela buttiamo anche adesso davanti a tutti. Partecipare magari a una gara di campionato italiano, sì, ok, è vero, per come l'abbiamo trattato oggi andrei su questa, perché no? Perché abbiamo quelle quattro robine in più, ma anche solo, come abbiamo detto, i dischi, di come frenano, perché no? Andiamo su questa scelta qua, le sospensioni, lavorano quel filino in più meglio, e quindi andrei su questa roba qui per partecipare però a una campionata italiana con questa, ma la farei, cioè, veramente, come ho detto, secondo me qui parti e dici: io voglio vincere il regionale, beh, questo è il pacchettino apposta per te, puoi dire io sono un pilota, tre cosine e vanno già bene e parto per fare un ottimo risultato. Questa prendo, la compro e dico: io voglio vincere l'italiano. Dopo, manetta permettendo, Mi sono piaciute positivamente invece le gomme, che non abbiamo parlato prima, invece, quando abbiamo parlato di guida. Ottima. La Michelin anteriore, questa qua, quella che io definisco un po' il carro armatone, mi piace sempre. È una via di mezzo che funziona bene un po' ovunque. Funziona bene qua sul sabbio, ma funziona molto bene anche nel fettucciato, nel prato, perché è il giusto mix tra quanto si comprime e quanto può tenere invece lavorare, essere duro il tassello. E funziona veramente bene laddove ci sono i sassi nell'enduro, quello cattivo. Sì, buona anche la trazione. Trazione su entrambe. Ecco, in questo senso, questa che è un pelo più morbida dietro, forse ce n'è un po' di più. Ce n'è un po' di più. È vero, sì. Per lì, questo dico lì, che... È quel discorso lì, cioè le marce, devi giocare con le marce alte, e se trovi bene quel compromesso, secondo me quella lì sale dappertutto. Ecco, quello sarebbe uno spunto carino. Questo dentino che era alle nostre spalle con quella lì, marcia giusta, anche se, questa... carattere, andavi lì di carattere, grintosa, e volevi via. Ma secondo me abbiamo detto più o meno tutto, sì. Le abbiamo provate bene, rinnoviamo la richiesta a Rieku per fare la gara d'italiano. Vogliamo anche farla. Vediamo, sarebbe sì. Veramente, secondo me è interessante. Sì. E così vi raccontiamo anche com'è un po' vivere il paddock da dentro, non l'abbiamo ancora fatto da quando abbiamo aperto il canale, quindi ci potrebbe stare. Certo. E direi che abbiamo finito. Dai. E ci vediamo al prossimo video, no? Un saluto, raga. Bella, raga. Fateci sapere sempre cos'altro volete sapere e seguiteci sui nostri cavoli di social. Tutti, mi raccomando. Ciao, raga. Bella. Bella.